Eccoci qua ragazzi, bentornati. Allora, andiamo avanti col nostro Brescia. Allora, adesso siamo contro il Frosinone in casa e poi fuori casa di nuovo col Frosinone perché siamo qua con i playoff, ragazzi, per andare poi in Serie A. Andiamo subito nella nostra formazione, vediamo come scendiamo in campo. Vediamo un attimo lo schema di gioco. Sì, adesso vediamo un po' chi è anche stanco. Vediamo. Io farei. Adesso io me la guardo un attimo io qua, ragazzi. E poi ci becchiamo in campo. Facciamo prima, ragazzi. Dai, facciamo così. Allora, vediamo se ci portiamo a casa anche questa partita. Spero, perché vorrei andare in Serie A dopo tutta la fatica che abbiamo fatto. Non è stato un campionato bello, ma abbiamo recuperato. E vediamo, dai, vediamo, i tifosi ci sono, giochiamo in casa. Vediamo un po'. L'importante è che magari non segnano anche loro che giocano già fuori casa. Magari importante anche quello, però vediamo un attimo come ce la facciamo a gestire la situazione. Ok. Con calma ragazzi, con calma. È da un po' che non porto PES, è da un po' che non ci gioco a PES, non ho giocato anche niente, neanche off camera, proprio 0 su 0. Attenzione, sto qua, spero che ho ancora un po' la mano. Attenzione, si gira bene e spazza via il Frosinone, spazza via fuori per noi. Allora, vediamo un attimo di qua, grandissimo. Ecco, infatti, non mi ricordo i tasti, ragazzi. Devo fare il cross, ho tirato, ma non mi ricordo nulla. Memoria, io proprio non andiamo molto d'accordo con la memoria. Allora, vediamo un po'. Che il pesce lo mangio, non è che, cioè, non è che lo mangio il pesce, ma secondo me dovrei mangiare un po' più di patata. Anche quella ti fa tanta memoria. Anche se ti fa male, dipende che modo, ma attenzione, sto qua sulla fascia, facciamo passaggini, se riusciamo, ecco, lo sapevo. Attenzione, adesso riparte Frosinone, attenzione qua, lo facciamo andare. Cos'è? Cos'è successo? Cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Cioè, cosa ha fatto il mio giocatore? Ma dai, ma adesso è proprio un coglione. Sì, io non ho fatto niente, eh no. Ma no, ma non è possibile. Attenzione, vediamo un po' qua. Mamma mia, il nostro super portier! Mamma mia, anche un trofeo sbloccato. Mamma mia, ragazzi, ci ha salvato il culo. Lancio lunghissimo. Abbiamo rischiato tantissimo, ma tantissimo. Quando dico tanto, tanto. Grandissimo, l'ho già dall'altra parte. Di una bomba, buona buona, però bella reazione della nostra squadra, bella reazione, sì, siamo partiti molto, ripartiti bene, grande, così così di prima, vai Romero, 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 lì non ce l'ha fatta, ha fatto bene. Spalek, tira! Oh, ma non è che mi posso prendere vantaggio quando il vantaggio poi non è che c'è tanto, cioè fischia. La palla rimane lì però, ma non fa niente. Aspettiamo il compagno, grande. No!
No, contropiede adesso del Frosinone. Meno male che sbaglia, ha sbagliato qua. Sta finendo la partita 0-0, per noi va bene così. No, bruttissimo. Se riusciamo a vincere anche 1-0, mi va benissimo. Quello vede. Porca miseriaccia. Niente, 0-0. È stata una partita. Primo tempo forse un po' più azione, nel secondo un po' meno. E vediamo adesso il ritorno, giochiamo fuori casa, però un 0-0 me lo porto a casa tranquillamente, soprattutto per il rigore che il nostro portiere ci ha parato, perché sono a quest'ora, preferisco 0-0 che peggio. Allora, adesso andiamo a fare di nuovo il ritorno. Ok, senza perdere tempo, diciamo che si può avanzare, però adesso cambio la formazione, cambio anche qualcuno in campo, metto forse il Mario, metto, vediamo come sta il giocatore e boh, vediamo. Vediamo il ritorno, andata 0-0, devo fare molta attenzione, perché già fuori casa loro erano molto pericolosi. Adesso che giochiamo in casa loro. Allora, la formazione rimane quella, ho cambiato solo in attacco, ho fatto uscire Romero e ho messo a posto di Mario, che lo faccio entrare magari più avanti nella partita, ho messo Aie, ecco, facciamo così, si chiama Aie, si chiama Aie. Ok, vediamo un attimo. Mamma mia che scontro. Attenzione subito, qua è Frosinone in attacco sulla fascia. Attenzione. Mamma mia, mamma mia, che rischio di nuovo subito qua. Il Frosinone sa che deve partire al massimo e dobbiamo farlo anche noi, perché. Però se riusciamo a segnare almeno un gol. Bravo. Tienila, tienila. Cross. Il nostro Torre Grossa, il nostro Bomber. Che gol che ha fatto. Che gol. Buono ragazzi, siamo partiti molto molto bene. Molto bene ragazzi. Oro, questo gol è oro per noi. Lo rivediamo perché. Cross, mamma mia, lì proprio nessun difensore che lo sta avvicino al nostro Torre Grossa, lì lui trova la palla lì da solo e la butta dentro, prova questa giocata, bam, e la mette ragazzi, e la mette, il nostro bomber, perché è il bomber della Serie B. E nessuno ce lo chiede ancora, è strano che non ce lo chiede nessuno, perché comunque un giocatore che segna così tanto, il bomber, attenzione. Adesso che giochiamo ancora meglio, attenzione. Che palla che gli ha dato, però non arriva. Attenzione, qua sbaglia la difesa del Frosinone. Adesso vediamo cosa fa il Frosinone, come reagisce al gol. Cosa fa anche l'allenatore. Se cambia, attenzione. Troppo lungo. Il Frosinone ha fatto un cambio, ma non l'ho letto sinceramente. Attenzione, lo vede benissimo. Subito il tiro, non ci pensa due volte. E ha fatto bene, ha fatto bene. Tanto da lì. Insomma, ha fatto bene anche a provarci. Vai ragazzo. Di tacco. Fuori gioco. Sì, mi sembra fuori gioco. Eccolo qua. Ecco, aie, aieie, aieie. Esce aieie e entra Mario. Così lo faccio giocare un po' a Mario, visto che l'andata non ha giocato, lo facciamo giocare questa partita a ritorno, dai.
Penso che abbiamo bisogno davanti uno col fisico che magari tiene palla o che ce la fa a fare i suoi giochini. Non è molto veloce, ma eccolo qua, vedete, tiene palla, ma vedete come sbaglia. Eccolo qua, è Mario. Attenzione adesso qua. Ce lo tira addosso e calcio d'angolo per il Frosinone. Vediamo un po' loro cosa fanno. Qua, spazzavigli. Via, 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 prendi, prendi, fai contropiede. Contropiede. Mamma mia, ce la fa più questo però. Ce la fa più. Ecco tienila lì. Tienila lì. Uè. Cosa mi ha dato? Uno schiaffone in faccia mi ha dato. Ma io non ho fatto niente, le mani ce l'avevo qua. No, no, cartellino. Cartellino giallo. Ha tirato fuori Vai, vai. Sì, non so che cazzo è successo. Forse una mosca, una zanzara in faccia, non so. Vediamo un po'. La palla non era male. Torre grossa! Che peccato! No, bruttissimo! Ragazzi! Mamma mia, che abbiamo rischiato qua, ma il nostro portiere è pronto! Come sempre! Voglio solo vedere un attimo. Sì, la parata. Beh, diciamo che è stato un po' non proprio nell'angolo centrale, però è stato bravo lo stesso. Grande contropiede. La bomba di Torre Grossa. Incredibile questo giocatore. Incredibile. Cioè, io qua mi trovo benissimo, segna tantissimo. Mamma mia, ha trovato l'angolino, secondo gol di oggi, le nostre bombe. Bellissima partita di ritorno. L'andata è andata 0-0, però buono, buono così. Un bel contropiede qui. L'ho trovato forse a filo del fuorigioco, però. E lo trova l'angolino. Buono, buono. 2-0, ma direi che siamo già a posto così, dai. Non penso che loro faranno tanti gol adesso, ancora perché so. Attenzione qua! No, che brutto passaggio! Chiedo scusa. Non capisce più niente Frosinone, guardate che sbaglia questi passaggi. Attenzione adesso qua. Ah, volevo passare a Mario, almeno magari segnava un goletto Mario. Scusa Mario, non ce l'ho fatta. Torre grossa. Niente. L'ha tenuta fino a quando era possibile, ma. Attenzione qua. Grande, mamma mia. Vai. Vai Mario. Vai Mario. Vai Mario. Vai Mario. Mario. Ha segnato pure che stava cadendo, mi sembra scivolato. Ce la portiamo a casa così. Ce la portiamo a casa così. Volevo fare segnare Mario, dai. Ma ha 6 minuti di recupero. E che cavolo è? Mi sembra che ha fatto gol. È scivolato anche, eh. Vediamo. Eh sì, mi è scivolato. Scivolato, ma ce l'ha fatto lo stesso. Vabbè. Dai, fischia, fischia, dai, 6 minuti di recupero. E ce l'abbiamo fatta ragazzi. Direi di sì, abbiamo faticato tanto quest'anno, abbiamo recuperato, abbiamo fatto tante vittorie importanti. Direi di sì, il nostro
Giusto, giusto, volevo ascoltare quello che diceva. Andiamo in Serie A, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta in Serie A con il nostro Bomber. Vediamo un attimo qua. 7,5 Torre Grossa. Se ci sta. Ma insomma, è anche un 8 ci stavo. Un 8 è qualcosa, 7,5. Beh, ci può stare. E andiamo avanti. Vediamo un attimo. Ok, aggiornamento Classic Club. Vediamo un attimo. Obiettivi stagione, video stagione. Ok, vediamo un po'. Questa stagione, ragazzi, sono stati uno spettacolo. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Stiamo sempre facendo grandi cose per il prossimo. Ok, ma c'è ecco, il club pieno di campioni come il nostro. Abbiamo. Ok, va bene, va bene. Magari anche se fate un po' più lenti le scritte. Ok. Andiamo in Serie A. Ragazzi, andiamo in Serie A. Sì, promozione assicurata. Ok, questa qua, beh, diciamo che vediamo cosa c'è di notizia. Effetto leader, guadagnate posizione in classifica. Ci sta, non si muove. Ok, niente. Poi vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo velocemente avanti. Cosa, un attimo cosa succede. E poi dopo ci salutiamo. Ok, vediamo un po'. Offerta di lavoro, ah ok, sono le offerte, vabbè, vorrei vedere proprio questo ufficio, centro carriera, offerte, vediamo un attimo, Frosinone, invece Monza, bah, pensavo meglio, pensavo con queste squadre un po' più, invece no, 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 stiamo con lo so Brescia sinceramente. E andiamo avanti così, sicuramente. Allora, io direi che possiamo finire qua il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto il video. Lasciate tanti mi piace, bei commenti, ragazzi, un bel pollice in su. E ci vediamo la prossima, ragazzi. Sempre qua, non mancate. E vi ringrazio. Un abbraccio, come sempre. Ciao ciao.